signora Fiorina, un personaggio, la figura di Dolcedo, una persona che tutta la provincia, per non dire tutta la regione, la conosce, che gira per il paese, ha i suoi detti, conosce tutte le persone del paese, tutti i fatti che sono successi, quindi è una persona molto, molto importante. Non ricordo esattamente di che anno sia, mi sembra che sia del 24, mi pare, non vorrei dire una stupidata, però ha sicuramente molto in gamba. Personaggio storico di Dolcedo, lei sa tutto, qui c'è la fermata della Corriera e la fermata da Corina. Corina si è sempre fatta come una gran dritta, si è sempre fatta andare avanti il suo negozio. Corina, la conosco, Corina come la conosciamo tutti quanti, perché se non la conosci Corina, Corina si presenta da sé. Corina è un perno del paese. Lei, forse adesso non più, però che lei è ancora adesso, nonostante che ha chiuso, è ancora una commerciante. È capace di, se ti serve qualcosa, di procurartelo ancora adesso, oppure ti dà l'indirizzo giusto dove lo trovi. Era come il bazar di Zanzibar. E trattava tutto. Dalle cucine al petrolio alle munizioni da sparo. Ta, ta. E munizioni, sull'uccello da caccia, da cinghiale anche, vabbè. O via, si viveva. Sono arrivata ad questa cosa le appliche la mulaia pur di contentare il cliente. Io sono nata in quella casa là, vedi? Là, quella lì che c'è il terrazzo. Lì, in bella piazza. Noi eravamo, siamo quattro figli, Non eravamo, siamo ancora, tutt'oggi. Io sono la primiera. Mia madre mi dice, siamo andati a raccogliere delle olive verso il porto, giù. E dice, se viene, succede qualcosa, andatevene a porto da vostra zia. E io ho attraversato tutto il torrente, sono andata a costo dai miei nonni. E di là, Ughe San Martin, come mitragliatrice, puntai verso da noi. Salivo su, c'avevo mia sorella per mano, no? Ma non dico, non ci faccio paura, che dico, lao, che li cuscio, ma che... Come se non ci fossero, no? Camminavo tranquilla, no? Perché non devi agitarti. Se ti agiti, fai un gioco brutto, no? O che devi parlare tranquillo, oppure se uno ti insulta, te non devi rispondere, no? Questo è il mio metodo. E vai tranquilla, nessuno ti dice niente. Se corri, dice sto lì, c'ha paura. E non sta a cure, cammina come se deve, no? Eravamo lì, a Santa Brigida sparano, ammassano della gente, no? Mio padre è un altro signore che aveva fatto la guerra 15 e 18, sentiva le mitragliate. A camicia che faceva così, c'erano delle mele o delle pere, non so, comincia a mangiare tranquillamente, gra, gra, sai di giovane i denti ti fanno, gra, gra. Mio padre dice, e sta zitta chi ne sente, c'aveva tanta di quella parte. Io non bisogna avere, ma solo una volta ho avuto paura, no? Che eravamo a dormire in campagna, sotto c'era la mula. Quella volta ho sentito di notte buttare giù delle pietre, ma non sapevo, sentivo un rumore. E siccome di giorno avevo visto passare un estraneo di lì, mi sono vista paura l'avere. Ma dicevo tra me, ma guarda, non aver paura, mi batteva il cuore. Sai, quando ti descia di notte, soprassalto. E mi battevo, ma smettila tanta di dicevo, ma che? Allora mia madre prende
una bottiglia di Barolo Chinato a Larve e me la dà da bere. Appena mi arriva in bocca, un mezzo sal subito tutto, non sono manca andata a vedere fuoco su via, niente, non mi interessava più. Mi sono messa a dormire, via. Che piacere, anche ai muli piace il Barolo Chinato. Che quando sono venuti lì i fascisti, no, tempo di guerra, con Ghiazza, i Missin, bande nere, chiamate come ti vuoi. Mia madre è andata giù, si è fatta coraggio, ha preso i due ragazzi e li ha liberati, li ha fatti. Poi è arrivato di nuovo un tempo che c'era i partigiani, no? E allora, cosa succede? Che mia madre ha visto un finanziere che è venuto su, lei c'aveva il negozio, no, è venuto su con una bicicletta da porto per comprare olio, qualcosa. I partigiani hanno detto, questa è una spia, se lo portano in montagna. Lei l'ha rincorsi, l'ha riuscita poi a dire, questo è un mio conoscente, un bravo uomo, lasciatelo andare, buonanotte. Tempo di guerra, bisogna che stai uniti, non sparpagliati. Cioè, uno guarda l'altro, oh! Non si può mai dire che sia finita, no? Di Hitler ce ne sono ancora in terra adesso. Non si sa, si dice, non si sa. Eh beh, che sia come vuoi. Noi cercheremo di combattere. Ah, dell'olio d'olivo volevo parlarti. Sai che è un medicinale? Quando uno va in moto, di solito, no? Si prende un po' di febbre, una cosa così, no? E vai alla maison, alla casa, no? Prendi una casseroletta così, da mezzo litro, ci metti un limone intero, un limone da giardino, non con il conservante, e poi intero, uno spicco d'aglio così, dentro la casseroletta da mezzo litro. Quando bolle, 7 minuti di bollitura, non più, calcola, buie, sì, lascia che buie, 7 minuti seri, e ti bevi quel decotto lì, quando non è troppo caldo, e vedi che ti passa subito la febbre, il raffreddore, eccetera. È una medicina istantanea. Nella vita non bisogna mai agitarsi. Se ti parli qualcun che sarà arrabbiato con te, cerca di calmarti e non rispondere subito alla sua rabbia. Vattene piuttosto. Questo vale per i grandi, per i piccoli e per le mogli che hanno il marito incavolato. Io sono sempre dell'idea, no? Che di non lasciare niente nei comuni, no? Né all'Eglise, qualunque sia la confessione, no? Niente, niente, rien de rien. Si vede chi si arrangia. No! Ieri mattina, stamattina, quando è che è venuto quello là che mi voleva fare? Mi ha fatto una predica che se c'ho l'anima, c'hai l'anima. Cosa ti vengono a dire, mica mi devo servo l'anima? Servite tu, Berinore. Ah, ti dico una cosa. Negozianti e porci, maiali, porci, non si sa quanto rendono finché non sono morti. Scrivitelo, eh? Veglia,
vecchio mio. Tremendo, ti ho sussurrato all'orecchio, buongiorno. Hey, G, 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 G.